Buon inizio settimana a tutti. In questi giorni, come avete potuto notare, non si fa altro che parlare del reddito di cittadinanza, delle famiglie che lo perderanno anche ad agosto e degli attacchi che arrivano comunque dai vari partiti dell'opposizione. La Meloni, come già specificato in tantissimi altri videomessaggi, non fa un passo indietro, fa sapere che il reddito a dicembre finirà per tutti e attualmente non ci sarà nessuna proroga per portare tutti quanti a dicembre e parliamo dei vari nuclei occupabili. Come dicevo prima, ad agosto anche altre 90.000 famiglie circa perderanno il reddito di cittadinanza perché arriverà con la ricarica di agosto la settima ricarica e quindi finirà il reddito per queste persone. Oltretutto la Meloni fa sapere che già da settembre ci sarà questo bonus, lo chiamano bonus da 350 euro, che sarebbe il supporto e la formazione al lavoro da 350 euro con un reddito familiare non superiore a 6.000 euro per fare dei corsi di formazione e avere per 12 mensilità 350 euro. In un nucleo familiare occupabile da 18 a 59 anni può essere fatta da ogni singolo membro familiare. L'importo di 350 euro sarà caricato direttamente sul conto corrente, avrà una durata di 12 mensilità, non è rinnovabile, oltretutto non prevede né quota mutuo né quota affitto. Mentre per le famiglie inoccupabili, sempre il presidente Meloni fa sapere, come già hanno scritto, che non ci saranno problemi perché disabili, over 60, chi ha minori nel nucleo e chi ha delle particolari fragilità prenderà il reddito fino al mese di dicembre per poi passare a gennaio con l'assegno di inclusione. Quindi affermando che tutto quello che le opposizioni stanno dicendo siano delle bugie, non è vero. Però il presidente Meloni dimentica qualche cosuccia, perché bisogna dire pure questo. I paletti che sono stati inseriti con la nuova misura sia a settembre che a gennaio 2024 sono diversi da quelli precedenti del reddito di cittadinanza, perché per esempio si è imposto un reddito familiare fino a 6.000 euro, quindi diciamo che anche un'altra ampia platea ne resterà fuori. Dimentica di dire che sulla misura di settembre non ci sarà la quota per l'affitto, non ci sarà la quota per il mutuo. Dimentica di dire che sulla misura per i fragili, che lei definisce fragili inoccupabili, come già detto, chi ha minori, chi ha over 60, chi ha disabili nel proprio nucleo, continueranno a prendere la misura da gennaio ADI, assegno di inclusione, ma dimentica di dire che anche queste persone non avranno la quota mutuo, resta solo la quota per affitto. In più, ricordiamo ancora una volta, con un reddito familiare che non supera i 6.000 euro. Poi se ci sono in un nucleo over 67, la misura base non sarà più di 500 euro, salirà a 650 euro. Però la quota per l'affitto non sarà di 280 euro, bensì 130 euro. Quindi alla fine si arriva sempre a 780 euro mensili. Pertanto concludiamo questo videomessaggio facendo chiarezza su quanto già vi ho detto, perché ad agosto ci saranno altre famiglie che perderanno il sussidio, come ci saranno altre famiglie a settembre, ottobre, perché molte di loro completeranno le sette mensilità man mano, perché come già detto chi ha rinnovato il mese di maggio, quindi giugno prima ricarica, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e via di seguito. Comunque sia, non si andrà oltre il mese di dicembre. Quindi
agosto circa 90.000, settembre ne saranno di meno, ottobre, novembre e dicembre, per poi arrivare al 2024. Quindi staremo a vedere tutti i vari dettagli e come si andrà avanti con questo governo.